Benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi volevo un po' truccarmi con voi perché, boh, volevo truccarmi, andava di spacciugarmi un pochettino, dato che da un po' che non lo faccio e dato che non sono ancora uscita in modo serio in giro, quindi volevo truccarmi con voi e nel mentre raccontarvi un po' di novità che ho in mente di fare, di programmare in questi da qua a chissà quando. Però ecco, volevo un po' chiacchierare con voi. Questo è il risultato e come sempre ovviamente non ve lo spoilerò subito, quindi io chiudo qua subito la intro che non c'è niente da dire in questo momento e vi lascio al video. Ok, iniziamo subito con le mollettine ovviamente che non possono mai mancare. E poi metterei subito il mio oglietto per idratare un po' le labbra, quindi riesco. Come tutte le volte non so ancora che trucco andrò a fare. Non so perché in questo periodo sono molto screpolate, vabbè. Comunque, volevo un po' chiacchierare. Niente di più, niente di meno. Quindi inizierei appunto con gli occhi e vado a mettere il correttore di Nabla. Questo qua cos'era? Ah, cream beige. Ok. Su tutta la palpebra. Ok. E come vi stavo dicendo, volevo appunto un po' parlare. Innanzitutto c'è un tempo osceno, ovviamente, come sempre, come tutte le volte, da quando hanno aperto, dato che appunto siamo in zona gialla, quindi ovviamente il tempo deve essere osceno, ma questo fa niente. Mi sto proprio abituando a questa cosa, quindi ok. Però dato che in questo week andrò al lago, nella mia, se cioè, mia nonna, la casa dei miei, con i miei, e quindi faremo un weekend lì. Forse però mettono bello domani, dopodomani. Cipria di Charlotte e andiamo a picchiettare. Passiamo subito agli occhi. Vado ad utilizzare queste due palette e boh, vediamo un po', dai. Prendo un marroncino beigiolino molto easy e inizio. E quindi ecco, questo weekend andrà così e magari mi metterò a prendere anche un po' di sole se c'è, perché mi vedo molto ancora chiara rispetto all'anno scorso. L'anno scorso in questo periodo ero già bella che abbronzata. Poi sto anche programmando, tra l'altro, cambiando discorso. Sto programmando anche un video sul mio cambiamento fisico, perché c'è stato un pochino, cioè ho visto i miei risultati e volevo appunto parlarvene, però appunto quello ne parlerò in un altro video che se qualcuno interessa. Così. Poi un'altra novità secondo me super bella. Per me, ovviamente, non per tutti, è questa che vi dirò ora. Ovvero, penso proprio che tra un mesetto riprenderò il secondo livello dell'Accademia della MAD. Troppo felice. Allora, devo ancora iscrivermi, devo ancora scegliere tutto, cosa fare con la casa, eccetera. Allora, ovviamente se decido di iscrivermi, cosa un po' abbastanza probabile, mi trasferirò là come ho fatto in quelle 2 settimane. Qua sarà un mese intero e, perché andremo, se non sbaglio, a trattare argomenti tipo cinema, moda, quindi un po' più intensivi e quindi si durerà appunto di più. Vorrei trasferirmi, però anche qua ci sono due opzioni. Innanzitutto un attimo, su tutta la palpebra volevo azzardare e mettere quel rosso qua.
Quindi vi stavo dicendo che avrei due opzioni. Se trasferirmi come ho fatto, diciamo, appunto a febbraio, quindi tramite la scuola, tramite l'accademia, mi sono appoggiata a loro per trovare casa anche in modo più veloce con altre ragazze, diciamo in modo conveniente, ecco. Diciamo perché non è proprio così. Comunque, oppure a cercarla per conto mio. Ovviamente dovrei un attimo sbrigarmi, dato che è già un po' tardino. Allora, intanto vado a sfumare tutto questo ambaradan. E quindi, boh, sono molto indecisa. Ah, ovviamente, ecco, quindi se me la trovo per conto mio, sarò da sola. E se starò da sola in un appartamento di una città che non è la mia. La voglio vicino alla scuola, quindi in centro, e quindi costano un botto. Non so, non nel primo piano, ma perché sta andando via il colore? Boh, vabbè. Quindi non al primo piano, ma sicuramente intermedio o comunque in alto. Quindi sì, devo valutare anche questa cosa. Oppure anche stavo valutando di farla addirittura a settembre, non lo so, però settembre mi porta via ancora più tempo. Perché se ho detto magari a giugno, è già estate, fa molto caldo, non so, una supposizione ovviamente, cioè non mi rimane molto dato che siamo a maggio e la scuola inizierà il 1° di giugno, no, il 3 di giugno. Ecco, quindi non ho così tanto tempo per scegliere. Quindi, boh, sono molto indecisa anche per questo discorso dell'estate. Comunque, giugno. Frequentare una scuola di giugno, sì. Frequentare una scuola. Frequentare una scuola di make-up a giugno a Milano. Boh, la vedo molto calorosa. Molto difficile. Cioè, mi immagino con i trucchi che faremo andare in giro così per Milano, poi se in pausa pranzo, ok, ti si scioglie tutto, ovviamente. Poi, quando finirò, io vi sto parlando un po' di tutto in generale, quando finirò questo livello, quindi il secondo, ci sarebbe il terzo che non penso di fare. Perché è sulle acconciature, sicuramente molto utile, ma sono davvero, davvero, davvero tanti soldi. Non voglio neanche pronunciare, ma se andate tranquillamente a vedere sul sito o sulle varie cose, sono proprio esposti, quindi tranquillamente. E appunto. Vi stavo dicendo, quindi il terzo no, anche perché il terzo è il più costoso di tutti e non lo so se me la sento, però vedremo, ma quello comunque è comunque come tutti è possibile farlo in qualsiasi momento, quindi non uno dietro l'altro, eccetera eccetera. Poi il secondo livello, allora, un attimo, adesso devo capire. Ok, prendo un attimo questa palette e con il marrone vado proprio a scurire l'angolino. Terzo, ovviamente, non lo faccio uno dietro l'altro, ma aspetterò un attimino. E poi, dopodiché, dopo il secondo, mi piacerebbe andare a fare un'esperienza qualche parte all'estero, magari a Londra, più vicino, ovviamente sempre in questo settore. Il problema è il Covid, ovviamente, che io non mi muovo se c'è questa pandemia, ma non perché ho paura del Covid, eccetera, eccetera, anche perché fortunatamente non sono né io né i miei, né nessuno della mia famiglia, fortunatamente appunto, è mai stato colpito. Però comunque andando in giro sempre in una città lontana da casa, non lo so se la cosa mi... Perché non potrei far nulla, andare in giro, fare cose. Quindi stare in una casa chiusa dove... vabbè,
Boh, non farei nulla di che. E questo trucco qua mi piace un botto. Io amo questi colori. Una volta su di me non li amavo, però ora li sto adorando. Giusto al centro metto questo. Avevamo già usato, ma lo userò in continuazione. Però con le dita, mamma mia. Super burroso. Ok, basta perché mi piaceva lasciarlo anche opaco, ma. Ok, quindi prima o poi vorrò andare a fare questa esperienza. Allora, tiro via un attimo quell'eccesso lì. Devo aggiungere questa matita marrone di Nabla nell'occhio. La metto addirittura sia sopra che sotto, che dentro, che fuori. La metto anche un po' sopra attaccata alle ciglia. Pennello angolato, vado leggermente ancora più su. Giugno probabilmente inizierò nuovamente, ma devo cercare casa. Cioè, io continuo a dire probabilmente, anche se so che la farò, ma finché non sono iscritta, magari succede qualcosa, che cavolo ne so. Quindi anche no. Anche perché tanti annunci che mi arrivano di lavoro non posso io partecipare né candidarmi perché comunque serve questo livello successivo. Ok, vado di mascara intanto perché taglio su di pezzi se no ci impiego 30 anni qua. E mascara messo, voilà. Questo trucco io lo adoro, cioè prima non usavo questi colori su di me, quei rossi. Ma da quando l'ho provato, cioè, vedo proprio che butta fuori quel verde che io non ho, perché avendo gli occhi marroni non ho nessun tipo di verde negli occhi. Ma quel briciolo, non so, vedo uno sguardo diverso, più carino, boh. E quindi mi piace utilizzarlo. Quindi immaginate voi, su degli occhi verdi, questo colore, cosa può fare. Infatti, quando... Allora, intanto metto il close-up di Nabla con il suo correttore. Ok, di prima e la cipria. Così intanto vi racconto. E il pennello che vado a utilizzare è il suo di Nabla. Ok, comunque, stavo dicendo. Ah, ok, che infatti quando. Vi dico anche un attimo il colore. Sto perdendo via. Questo è l'M20 Medium. Quindi. Se vi vedete una carnagione come la mia, è M20. Comunque, stavo dicendo, a scuola, appunto, mi piaceva tantissimo quando abbiamo fatto la sezione occhi, truccare una ragazza o comunque chi capitava, perché delle volte veniva anche una modella quando non era abbastanza per tutte. Mi piaceva truccare appunto quelle con gli occhi verdi, perché qualsiasi colore, cioè io lo amavo. Allora, qualsiasi colore, sì, qualsiasi intendo questi rosa, questi marroni, non lo so, proprio stanno da Dio. Cioè questo è davvero secondo me, su una, cioè non secondo me, è proprio certo. Che sugli occhi verdi, boh, per me gli escono gli occhi dalle orbite, non lo so, lo amo. E sì, poi, un altro aggiornamento, magari, che non so se vi interessa. Quindi, uno è appunto questo qua, della scuola. Un'idea di esperienza che vorrò fare all'estero, non è proprio certa e non è a breve. Quindi, boh. Poi un'altra cosa, vabbè, ma questo non, cioè anche qua non è niente di certo. In estate, quest'estate non so cosa fare. Non so cosa fare perché, boh, ovviamente con la situazione che abbiamo, io vorrei partire, il mio fidanzato è andato da qualche parte. L'ultimo viaggio che abbiamo fatto è stato a Bali, cioè serio ovviamente, è stato a Bali nel 2019
È stato bellissimo, ovviamente non facevo ancora video, quindi sì, ho ovviamente vari video nella galleria, ma non da poter riuscire a filmare, però abbiamo organizzato tutto noi da soli, non ci siamo appoggiati a nessuna agenzia e quindi magari un giorno, se vi interessa, ve lo potrei fare tranquillamente, raccontare ovviamente con qualche immagine, qualche video, però ovviamente non posso metterlo in un video vlog, diciamo, in un video vacanze, perché appunto è già finito tutto. Poi vabbè, l'ultimo viaggio è stato quello a Roma, molto easy, a settembre dell'anno scorso, e mi è piaciuto un botto Roma. Io non avevo mai visitato Roma, ma è stata fantastica. E però, vabbè, quindi non sappiamo dove andare quest'estate, ovviamente. Probabilmente staremo ancora in Italia come l'anno scorso. Però non so dove. A me piacerebbe andare in Sicilia. In Sicilia perché non l'ho mai vista. Dicono tutti che è favolosa la Sicilia. O boh, in Puglia. Io questo fondo lo amo comunque, vabbè. Faccio un po' di luce anche per lo zigomo. Vedete qua che è molto più chiaro. E quindi faccio un po' di zigomo. Dato che è leggermente più chiaro dal fondo, dopo ovviamente con la terra andiamo a scavare ancora di più. Però questa è una tecnica che ho imparato a scuola, ovviamente, facendo trucco correttivo. La luce va sfumata in giù. E dopo con la terra andiamo a sfumare verso piccolo secret. Comunque, ok, quindi vorrei organizzare qualcosa oppure me ne starò al lago, nella mia casa, come ho sempre fatto. Vabbè, non come ho sempre fatto in questo periodo, in questo diciamo situazione. E però boh, non lo so, è tutto da vedere. Questo video sarà tutto un boh. Comunque, stavo dicendo un'altra cosa. L'idea che ho in mente è quella di fare un tatuaggio. Un nuovo tatuaggio, ovviamente. Perché sono particolarmente attratta innanzitutto dai tatuaggi. Ne ho, sì, circa 13. Oddio. Sì, ne ho 13. Ovunque, piccolini, comunque, eccetera, eccetera. Ma perché vedo che tutti in questo periodo stanno facendo nuovi tatuaggi. Influencer, chi non, amici, eccetera, eccetera. E quindi mi stanno prendendo male perché li fanno tutti e io no. E proprio l'altro giorno stavo dicendo che ho proprio bisogno di quella sensazione di essere bucata dal lago del tattoo. Su questa terra di Nars, questa è laguna super famosa che non usavo da un sacco, ma ultimamente l'ho ritirata fuori e vado appunto a scaldare il mio zigomo qua sotto la luce che avevamo messo e sfumo verso l'alto. Vedete come fa questo effetto di zigomo più liftato? Tra l'altro ho cambiato anche piercing. Questo qua. Prima avevo, come si dice? Il pallino che mi mise ancora la piercer. Non avevo ancora tolto dopo un anno di piercing. L'ho cambiato dopo un annetto. Me l'ha cambiato mio fidanzato, tra l'altro, con la pinza perché non riuscivamo a svitarle la pallina. Panico ero. Cioè, io ero in panico. Ho detto, questo qua mi toglie. Mi spacca un orecchio. Però ce l'abbiamo fatta.
Anche perché la mia intenzione era di mettere ovviamente un anellino. E quindi sì. Tra l'altro questo sarebbe per l'ombelico, ma io lo uso. Sì, vi stavo dicendo che voglio farmi dei tatuaggi. Perché sì, sono tentata da tutti coloro che in questo momento stanno facendo i tatuaggi. E quindi contagiano anche me. Sono molto influenzabile su queste cose. Ok, faccio un po' di anche al naso. Vorrei fare 3.000 cose, ma poi alla fine non ne farò neanche una. Madonna, ma devo fare ancora le sopracciglia. Infatti mi vedevo strana. Un po' anche qua sotto. Ok. Ultimo step, direi che poi abbiamo già finito. Wow, ci ho messo pochissimo. Perché ovviamente non metto il rossetto, non ho voglia. Matita per sopracciglia di Anastasia. Che colore è questo? Dark brown. Un'altra cosa che vorrò fare è andare a fare... tagliare i capelli. Stavo dicendo, cos'è che devo fare? Sì, tagliarmi i capelli. Ovviamente tagliare i capelli intendo due o tre dita, ma senza andare chissà dove. Però adesso vedo che sono talmente lunghi che pesano e uno si sporcano più velocemente, due rimangono più piatti. Io che ho sempre amato i capelli piatti, dato che ho una miriade e sono sempre gonfi. Però sì, adesso li voglio più. Che sicuramente poi quando li taglierò li vorrò più piatti. Il blush no, non mi va di metterlo. Boh. Forse proprio un pelo. Anzi, ne metto un altro perché avevo portato. Adesso vi mostro. Sopracciglia, cioè la odio in una maniera allucinante. Metto ancora una passatina di mascara anche sotto che non ho messo. E sopra di nuovo. Allora, cambio un attimo blush. Perché? Perché avevo portato quello, come si chiama? Liberté di NARS, che è il mio preferito, ma è troppo rosa. In verità non è rosissimo, ma preferisco questo della MAD, che è più malva. Infatti devo stare molto attenta perché questo, è impossibile da utilizzare. Paura. Smile. Sul nasino. Ho già finito? Non ho messo l'illuminante perché l'avevo fatto prima con il correttore, però un pelo di becca. Magari solo sul nasino. Ok, giusto un pochettino, dai. Ma come si fa a non usare l'illuminante? Boh, vabbè, basta. Allora, intitreggio un attimo. Cioè, io quel trucco qua lo sto proprio amando ultimamente. Lo userei per tutto, per andare anche al mercato di mercoledì mattina alle 9. Qual è il problema? E ve lo mostro perché a me piace un botto. Togliamo un attimo queste mollettine. Volevo comprarmi delle mollettine tipo queste, ma un po' più estetiche, perché queste siamo proprio da casa. Da usare anche in giro perché io delle volte mi vedo meglio con queste mollettine addosso che i capelli giù lisci. Cioè, tipo così, non. Cioè, giù lisci così. Giù lisci così non dicono niente, secondo me. Non mi piacciono. Cioè, così non lo so, mi piacciono di più. Anche il trucco e tutto. Vabbè, fa niente, vedremo.
le troverò. Le aggiornerò comunque su tutto. Intanto vi volevo un po' raccontarvi quali sono le mie idee per questi prossimi mesi. E sì, spero di avervi detto tutto. E comunque, ci sentiamo. E basta, io dai, concludo qua il video. Spero vi sia piaciuto il mio look. Che gli occhi verdi, che lo faccio immediatamente perché gli usciranno proprio gli occhi. E basta, iscrivetevi al canale se non siete neanche iscritti. Come sempre vi dico, se volete seguitemi anche su Instagram, dato che lì sono sempre attiva. E basta, io vi mando un bacione e ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao!